Episodio di cronaca estremamente grave e inquietante questa sera nell'area commerciale di San Giovanni Teatino, dove un commando certamente formato da criminali professionisti ha assaltato il Cavo Delivery con un modus operandi estremamente sofisticato. Che cosa è stato fatto? Sono state bloccate tutte le vie di accesso all'area commerciale, dando fuoco a dei mezzi messi di traverso, addirittura anche con dei chiodi sparsi sulla strada. In un secondo momento questo comando è riuscito a raggiungere il Cavo Delivery addirittura con una ruspa con la quale hanno praticamente sventrato il cavò e portato via il bottino. È stata data alle fiamme anche una vettura proprio alla strada che porta al Cavo Delivery. Sul posto però sono riusciti a intervenire tempestivamente alcune pattuglie dei NOX, dei carabinieri. Si sarebbe verificato anche uno scontro a fuoco all'interno di un'azienda in fondo a questa via alle mie spalle. Nonostante tutto, i malviventi sarebbero riusciti a darsi alla fuga con parte del bottino. Ancora ovviamente da quantificare, certamente l'opera è stata un'opera estremamente pianificata. Tutti i dettagli con manovre anche di disturbo per cercare di agire indisturbati ed isolare l'intera area commerciale di San Giovanni Teatino per un lungo tratto che va, per intenderci, dall'Ipercop fino al ridosso dell'aeroporto. Ovviamente ci sono le indagini in corso, sul posto i carabinieri, la polizia, la scientifica, il reparto La scientifica della polizia, vigili del fuoco, è anche intervenuta un'ambulanza per una persona che ha accusato un lieve malore e ovviamente è caccia all'uomo in una vasta area per cercare di risalire ai responsabili di questo inquietante fatto di cronaca che fortunatamente non ha conseguenze per quanto riguarda eventuali vittime o feriti.